qua, come va? Siamo quasi arrivati, comunque. Ascoltiamo allora questo Vangelo che è stupendo. E anche dice una grande verità, Che il demonio esiste, Il demonio esiste, In quel tempo, dopo che Gesù ebbe scacciato un demonio, alcuni dissero: è per mezzo di Beelzebul, capo dei demoni, che egli scaccia i demoni. Altri poi, per metterlo alla prova, gli domandavano un segno dal cielo. Egli, conoscendo le loro intenzioni, disse: ogni regno diviso in se stesso va in rovina, e una casa cade sull'altra. Ora, se anche Satana è diviso in se stesso, come potrà stare in piedi il suo regno? Voi dite che io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, ma se io scaccio i demoni per mezzo di Beelzebul, i vostri figli per mezzi di chi li scacciano? Per questo saranno loro i vostri giudici. Se invece io scaccio i demoni con il dito di Dio, allora è giunto a voi il regno di Dio. Quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, ciò che possiede è al sicuro, ma se arriva uno più forte di lui e lo vince, gli strappa via le armi nelle quali confidava e ne spartisce il bottino. Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti, cercando sollievo, e non trovandone dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende altri 7 spiriti peggiori di lui, vi entrano e vi prendono dimora. E l'ultima condizione di quell'uomo diventa peggiore della prima. Eccoci qui, brava gente. È una pagina che ci dice una cosa importante per l'uomo super sviluppato dell'Occidente, per chi cerca sempre di ragionare, che il demonio esiste, che il male c'è. E allora il Signore stasera ci dà una bellissima indicazione. Non solo ci dice: state attenti che il diavoletto è sempre in agguato, però la cosa bella è che noi possiamo cogliere da questa pagina che mette in luce un Gesù che attraversa la vita, che vuole la vita, che vuole tenere sempre lontano il male, non solo da se stesso ma anche dagli uomini che incontra. Ci dice: guardate, ci sono dei segnali che mettono in luce che lì c'è il demonio, e ci sono dei segnali invece, delle realtà, che mettono in luce che lì c'è il bene. Ed è bellissimo scorgerli. Vedete, il Vangelo è un po' come una... come si chiama, Francesco? Dove le donne hanno i gioielli. C'hanno, come si chiama quella... A me mia mamma ce l'aveva una volta, non mi ricordo come si chiama. E beh, Francesco c'ha la moglie, si dice che ci regala pochi gioielli. Francesco sta guidando la macchina. E insomma, un portagioie, non lo so. Si può dire portagioie? Sì, portagioie, no? E il Vangelo è così. E quella realtà piena di gioielli e che ti impreziosiscono la tua vita, ma non da fuori, perché i gioielli noi li mettiamo, no? Che ne so, la donna si mette la collana, l'uomo si mette l'orologio, no? La impreziosiscono dal di dentro, dal di dentro. E allora quali sono, brava gente? Poi c'è una lettera bellissima, che dice che questa persona che mi ha scritto davvero ha saputo cogliere i gioielli che erano dentro nelle persone, e lei stessa aveva dei gioielli dentro che erano nel Vangelo. Comunque, i due segni, da dove iniziamo? Dal demonio o dal bene?
iniziamo dal demonio, così come andiamo subito via, eh? Allora, quali sono i due segni del demonio che Gesù ci dice? Intanto c'erano questi uomini che lo mettono alla prova. Ecco il primo segno, che c'è il demonio. Quando noi vogliamo mettere alla prova gli altri, cioè non ci fidiamo. Proprio il demonio è proprio questo, non fidarti dell'altro. Ed è appunto questo. Perché queste persone mettono alla prova, come dice, allora poi per metterlo alla prova, prima grande caratteristica del demonio. Ricordate Adamo ed Eva, no? Quella grande parabola che apre il libro della Bibbia, il demonio come si fa presente? Dice, ma metti alla prova a Dio, vedi se prendi quella mela, no? Vedrai che non è così come dice lui, E allora, prima caratteristica. La seconda caratteristica, invece, è la divisione. La divisione, quanto è brutta la divisione, Gesù lo dice chiaramente, ogni regno diviso in se stesso, cioè il demonio è il divisore per eccellenza, è proprio il divisore, cioè colui che ti vuole dividere, staccare dal bene, E allora anche questo è un grande segnale. Chi vuole dividere, chi vuole creare divisione, chi butta parole fuori posto, chi va a dire male degli altri, è il divisore, è il demonio, brava gente. È il demonio, brava gente. Noi non siamo divisori, vero, brava gente, Non siamo divisori, mi raccomando. Allora, quindi chi mette alla prova non si fida, non crea un clima di fiducia, e chi vuole dividere, il divisore, bellissimo Gesù quando dice così, se un regno diviso in se stesso, no, i vostri figli vi giudicheranno, fortissimo. Poi ci sono le caratteristiche di un uomo invece che vuole vivere il bene. E quali sono questi segni dell'uomo che scaccia via il demonio, che vive il bene? La prima, un uomo forte, un uomo forte, brava gente, un uomo forte, è bellissimo questo. Cioè, noi vogliamo essere degli uomini temprati. L'uomo forte chi è? È colui che è stato anche provato dalla vita. E io so, brava gente, che molti di voi sono stati provati dalla vita, Allora si diventa forte, c'è una tempra, un uomo forte, poi ben armato, cioè che ha veduto, che sa, che conosce le sue debolezze e quindi si arma per superarle le debolezze, ben armato, C'è un uomo che quando esce di casa, voi quando piove cosa fate? Vi mettete l'impermeabile, prendete l'ombrello, ecco. E così anche, sapendo le nostre debolezze, le debolezze della vita, si arma, no? Dice no, quello no, no, devo pigliare quest'altro. Armati, armati. Io direi di fede, di speranza e di carità, Ricordate la preghiera di San Francesco, dammi una fede retta, una speranza certa, una carità perfetta, Armati quindi, Anche se oggi il Papa ha ricordato una grande cosa, che il cuore deve essere un cuore disarmato, bellissimo, E poi la terza caratteristica, che sa guardare, ecco qua, vedete, Gesù dice, quando un uomo forte, ben armato, fa la guardia al suo palazzo, cioè alla sua casa, alla sua vita, fa la guardia. Fare la guardia significa che, come potremmo dire, che vigili, che stai attento, che guardi, che hai un occhio per vedere le cose. Ecco, queste sono le tre caratteristiche di un uomo che vuole vincere il male. E noi, brava gente, vogliamo vincere il male. Giusto? Giusto, brava gente? Voglio vedere dei sì. Sì, vogliamo
affrontare il male, lo vogliamo scansare, no? Sì o no? Sì, sì. Bene, 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 bene. E ci vengono incontro, c'è una bella frase che stasera ho ascoltato, che faccio mia, un po' cambiato. Ci sono due tipi di uomini nella vita. L'uomo che è fratello nella fede e l'uomo che è fratello nell'umanità. Altri tipi non ce ne sono. Sono i tipi del demonio, potremmo dire. L'uomo ben armato ha un fratello nella fede, quindi l'altro è fratello nella fede, o è un fratello nell'umanità. Mi è piaciuta moltissimo questa affermazione che il Papa ha ripreso. Andiamo avanti, brava gente, sono un po' stanco pure io stasera. Termino leggendovi questa testimonianza che mi è arrivata. La condivido perché è bella, perché è bella. Caro padre, ogni sera l'incontro è una nuova scoperta di preghiera e di riavvicinamento alla vita. Sono cristiana, cattolica e quanto posso osservante. Ho ricevuto il dono della fede dalla mia famiglia e dal sacerdote della mia parrocchia, Don Francesco, un uomo che ha predicato più con i suoi gesti che con le sue parole, che ha dato tutto se stesso per il bene del prossimo e per la diffusione della parola, e che dopo profonde sofferenze e irriconoscenze, proprio da parte di chi da lui ha ricevuto tanto, non ha mai mostrato un cenno di cedimento o sconforto. Bellissimo. Con un tumore e con il pacemaker in petto, sorridente, ha lottato per costruire la chiesa della sua parrocchia, volendone fare un oratorio per i giovani, che amava tanto. Senza i soldi del Vaticano, ma tra donazioni e mutuo, ci è riuscito ugualmente. Un combattente tanto piccolo nel corpo quanto grande nell'anima. Le sue ultime parole sul letto di morte sono state: Gesù, ti amo. E così ha chiuso gli occhi ad 89 anni. È da allora che io mi interrogo sul senso della vita e della mia fede, sul perché io non riuscirò mai a pronunciare quelle parole con così tanto trasporto e penetrazione. Caro padre, bellissimo, per me questa è la risposta che tu, Laura, pronunci, questo Gesù ti amo. Caro padre, le racconto queste cose perché gli incontri di ogni sera mi avvicinano al ricordo di quel sacerdote che so essermi vicino anche dal cielo, nella semplicità, nella profondità e nella schiettezza. Ritrovo lo stile delle prediche del mio Don Francesco, e che difficilmente trovo nei sacerdoti che celebrano le messe oggi. Così come vedo, come dice in me, tanta energia e tanta forza. E voi pregate per me, perché posso sempre avere tanta energia e tanta forza nell'affrontare le battaglie della vita. E che posso mantenere sempre il sorriso, brava gente. Pregate per me, perché davvero posso conservarlo. E questa lettera è bella, ti dico grazie Laura. Bene, bene, andiamo avanti, abbiamo concluso, brava gente, arrivo i saluti, arrivo, eccoli qua, brava gente, eccoci qua, 1, 2, 3. Tutto a posto, brava gente. Allora, buonanotte, brava gente. Per chi si affaccia domani, buona giornata. Io dico oggi, in modo che per domani è come se fosse la diretta, no? Buona giornata, brava gente. Preghiamo per il Papa, per i leader religiosi, perché sappiano essere come la testimonianza di questo Don Francesco. Molto bello. Bene, allora, andiamo ai saluti? Pregate per me, sì o no? Voglio vedere di sì. Fate una preghiera per me, E la diciamo insieme, facciamo una cosa, la Madonna, per voi e per me, perché oggi è la Madonna del Rosario, e poi i saluti. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vado ai saluti e concludiamo, ok? Maria Grazia e Renato vorrebbero gli auguri e una benedizione per i loro 52 anni di matrimonio. Ogni bene a voi, ed essere proprio qui è tutto straordinario. Il 6/10 festeggiamo 42 anni di matrimonio. Ogni bene a voi. Antonio e Ionella vorrebbero gli auguri per il loro 9 anni di matrimonio. Forti, arriviamo a 10, ma arriverete lunghi, lunghi, lunghi. Al 10 vi aspetto ad Assisi. Concetta vorrebbe gli auguri per l'onomastico di Maria Francesca. Certo, ogni bene. Alla mia cara figlia Maria Francesca di 15 anni. Un abbraccione Maria Francesca allora, Daniela vorrebbe gli auguri e una benedizione per l'onomastico di Mario Rosario. Ogni bene anche a te, forte, Festeggiate proprio oggi che è la Madonna del Rosario. Anna vorrebbe gli auguri di buon onomastico per la figlia Rosaria a nome del padre Angelo. E ogni bene allora a te Angelo e a tua figlia. Giovanna vorrebbe gli auguri per il marito, di cui però non mi hai fatto il nome, oggi festeggia 71 anni. Certo, è un uomo stupendo, grazie, vedi tua moglie come ti vuole bene. Poi Antonella vorrebbe gli auguri per il padre Mario, 77 anni. È una benedizione, avanti. Rachele e Alfonso, i figli Gennaro e Anna Rita vorrebbero gli auguri per il loro anniversario di matrimonio. Bellissimo, eccoli qua, li abbiamo fatti, coraggio. Anna Maria con le sorelle Monica e Cadia vorrebbero gli auguri di buon compleanno e sicuramente. Allora Anna Maria con le sorelle Monica e Cadia, ogni bene a voi, ogni bene a voi, è un augurio, è un augurio per il papà e per la mamma, giusto? Per tutte e due li facciamo, Poi Alba vorrebbe gli auguri e una benedizione per Darcy e Nathaniel, i suoi nipoti gemelli, bellissimo, ogni bene, allora ai vostri nipotini, un abbraccione forte. 16 anni, compiono oggi 16 anni, sono grandicelli allora, forti ragazzi, Giancarlo vorrebbe gli auguri per la compagna Rosaria che oggi è l'onomastico, ogni bene anche a te, buon onomastico, Giuliano e Donatella vorrebbero gli auguri per i loro 15 anni di matrimonio. Grazie mille per il bellissimo incontro alla Madonna degli Angeli. Ti chiediamo di ricordarci. E così vi ricordo tutti voi. Se mi sono dimenticato qualcosa scrivete enzo@sanfrancesco.org e andiamo avanti, brava gente. Forti. San Francesco vi benedica e vi sostenga. E vi lascio qui su questo piazzale che siamo arrivati, che adesso Francesco va a casa sua e io vado ad Assisi. Buona serata, brava gente, buona giornata, brava gente.